consorzio ad ACC, noi faremo domande al governo e noi faremo domande a Stellantis. Andiamo in ordine. È chiaro che l'interlocutore privilegiato in qualche maniera oggi è ACC, il consorzio. Noi pretenderemo di conoscere la data in cui verrà riattivato il progetto. Noi non accetteremo ancora un dilatarsi dei tempi, non accetteremo l'indeterminatezza, non accetteremo risposte negative. Il progetto si deve riattivare perché da quel progetto ne va della prosecuzione delle attività industriali in quello stabilimento. Noi pretenderemo la riattivazione di quel progetto perché nell'ambito della transizione qualsiasi paese manifatturiero, quale noi siamo l'Italia, la seconda manifattura in Europa, con insediata un'importante industria automobilistica, non può fare a meno di almeno uno stabilimento che produca batterie. Il secondo soggetto, dicevo prima, il governo. È chiaro che il governo dovrà darci garanzie. Garanzie di che tipo? È relativamente semplice comprenderlo. Il governo aveva annunciato, aveva confermato che su questo progetto sostanzialmente sarebbero state utilizzate poco più, poco meno di 400 milioni di risorse pubbliche provenienti dal PNRR. Lo sappiamo molto bene tutti questo aspetto. Dal momento della dichiarazione da parte di ACC del blocco del progetto, il governo su PNRR hanno una deadline ed è evidente che se questa deadline non corrisponde all'attivazione del progetto, quelle risorse non potranno essere utilizzate. E questo è un dato di fatto. Ma non ci fermiamo chiaramente qui. Noi avremo bisogno, ribadiremo, chiederemo, rivendicheremo comunque la necessità di avere risorse pubbliche da parte dello Stato, da parte del governo su questo progetto, che vengano poi dalle voci di spesa del PNRR o che vengano da altre voci di spesa, a noi poco importa. Importa il fatto che il governo, lo Stato deve essere presente in questo progetto, deve essere presente finanziando e deve essere presente determinando sostanzialmente anche un elemento di garanzia pubblica. E poi dicevo di Stellantis, e mi permetto di dire che dei tre interlocutori è quello che ci deve dare due tipi di risposte, due risposte. Il primo è sempre legato alla riattivazione del progetto, perché non dobbiamo dimenticare, e non lo dimentichiamo, che in quel consorzio Stellantis rappresenta il 45%, quindi è, tra virgolette, l'azionista di riferimento di quel consorzio. Ed è altrettanto evidente, quindi, come ogni scelta, ogni decisione, ogni passo passa anche e soprattutto attraverso le scelte, le decisioni e le volontà di Stellantis. Quindi è evidente come Stellantis sul tema specifico del consorzio, sul tema specifico della Gigafactory, non può fare il pesce in barile, come si dice, ma deve dare risposte certe. E poi in più c'è un secondo tipo di risposte. Noi sapevamo già originariamente che questo percorso di transizione verso la Gigafactory sarebbe stato lungo, perché a suo tempo, originariamente, la produzione a regime della Gigafactory sarebbe stata non prima del 2029-2030. Ed è altrettanto evidente, quindi, che con questa sospensione, che dovrà essere la più breve possibile, questo tempo si allarga ancora di più. E qui entra in campo, dovrà entrare in campo la responsabilità di Stellantis, che dovrà garantire produzioni
volumi produttivi e quindi occupazione e quindi garanzie occupazionali per tutti, perché noi dobbiamo, vogliamo portare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori alla nuova attività. E su questo e da questo Stellantis non potrà fuggire, non potrà scappare. Ed è quindi evidente come l'interlocuzione con Stellantis sarà fondamentale, e sarà fondamentale a partire dall'incontro di martedì. Aggiungo poche considerazioni, diciamo così, in ambito generale, per poi fare un appello e lasciare la parola ai colleghi, perché appunto non voglio rubare tempo oltremodo. Per certi versi la situazione di Stellantis qui a Termoli, quindi la situazione dello stabilimento di Termoli, è il paradigma, è la rappresentazione generale di quella che è Stellantis e di quella che è l'industria automobilistica oggi nel nostro paese. Quando parliamo di questo, è evidente come è una discussione che coinvolge l'impresa e coinvolge il governo, coinvolge la politica. Oggi la situazione è molto, molto deteriorata, ovunque. Aumenta l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in tutti gli stabilimenti Stellantis in Italia. Non c'è uno stabilimento che sia salvo dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. In alcuni siti gli ammortizzatori sociali stanno arrivando al termine. Crolla la produzione. Nel primo semestre del 2024, in rapporto al primo semestre del 2023, la produzione in Italia è crollata di quasi il 30%. E continuano, seppur volontariamente, chiaramente, quindi su questo nulla da eccepire, il processo di svuotamento degli stabilimenti. Solo negli ultimi mesi, solo nel 2024, 3.700-3.800 persone, senza contare le migliaia anche degli anni precedenti. Ed è quindi evidente che questo non può essere un piano industriale per Stellantis del nostro paese. Piano industriale significa che tu determini, che tu definisci, che tu decidi quali sono le tue produzioni, quali saranno i tuoi volumi e quali saranno anche le garanzie occupazionali. Qui abbiamo indeterminatezza e incertezza su tutti i fronti. Ed è quindi evidente che in un ambito di transizione, noi lo stiamo vedendo, è, diciamo così, un percorso difficile che sta mettendo alla corda tutta l'industria automobilistica in Europa. E quindi è altrettanto evidente che da un lato ci vogliono delle risposte politiche, dall'altro però ci vogliono delle risposte da parte delle imprese e quindi in questo caso da parte di Stellantis. Io faccio sempre questo esempio: a tutti i tavoli di crisi che ci sono al Ministero, ce ne sono tanti purtroppo, sostanzialmente come avviene il confronto? Che c'è l'azienda in crisi che presenta la situazione, dopodiché è tenuta, deve presentare il proprio piano industriale, da lì andare in avanti negli anni successivi, garantendo per quel che riesce a garantire produzioni, volumi, tipologie produttive e occupazioni. E dall'altro chiaramente ci vuole anche e ci deve essere l'intervento pubblico in termini di risorse pubbliche, anche e soprattutto per quanto riguarda la transizione digitale, la transizione ambientale e energetica e per quanto riguarda la formazione. Ma il punto di partenza deve essere l'impegno, l'assunzione di responsabilità da parte di Stellantis, che ad oggi ancora non ha assunto. Non ha assunto qui su Termoli, come non ha assunto su tutti gli altri stabilimenti del gruppo in Italia. Ed è quindi evidente come questa discussione deve modificarsi. E deve modificarsi anche però l'approccio del governo. Nel senso che il governo deve pretendere risposte da Stellantis e nel momento in cui ha le risposte da parte di Stellantis, ecco che c'è la disponibilità, ci deve essere anche la disponibilità ad accompagnare questo progetto. E anche per quanto riguarda, diciamo così, il confronto diretto,
Stellantis governo, la dico così in maniera molto chiara, deve terminare, deve finire questa polemica mediatica tra Stellantis e il governo, che quotidianamente quasi si attaccano, si punvecchiano facendo finta e il giorno dopo fanno la pace. Questo deve finire, perché tutta questa roba qui, il tempo che nel frattempo passa, si scarica sul futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, che si fa sempre più corto, sempre più breve. Noi abbiamo un'emergenza assoluta di avere delle risposte e quindi il governo ha il dovere di far finire questa polemica mediatica con l'azienda e deve cominciare a dare risposte, a partire anche da questo fantomatico, famigerato, ipotetico, eventuale nuovo costruttore nel nostro paese. Guardate, io lo faccio molto breve su questo. In Italia si producono poco più, poco meno, quest'anno probabilmente saremo un poco meno, 500.000 auto all'anno. Se ne immatricolano 1.400.000, 1.500.000. Questo significa che in Italia si produce un terzo delle auto che si vendono. Questo significa che gli spazi ci sono, però gli spazi ci sono, devono essere chiare alcune cose molto semplici. Noi non abbiamo bisogno di aziende cacciavite, quindi non abbiamo bisogno che venga in Italia un assemblatore straniero, non abbiamo bisogno, tanto per essere molto chiari, di un'altra esperienza simile di R in Italia, assolutamente, perché non porta valore aggiunto, non porta occupazione. Noi abbiamo bisogno eventualmente di un nuovo costruttore, chi che sia, che si appoggi, che utilizzi la rete, la catena di fornitura delle aziende insediate oggi in Italia, che sono quelle che stanno soffrendo maggiormente, i lavoratori delle aziende degli appalti, delle ditte e delle aziende della componentistica, sono quelle che stanno soffrendo maggiormente e sono quelli che a ammortizzatori sociali terminati non hanno più prospettiva. Perché anche qui è giusto ricordarci che nel momento in cui, questo ce lo dice la storia, in un determinato stabilimento di Fiat prima, FCA, Stellantis, termineranno gli ammortizzatori sociali, io mi immagino che non ci sarà una chiusura da parte del governo a trovare misure straordinarie per nuovi ammortizzatori sociali, ma i nuovi ammortizzatori sociali devono essere per tutti i lavoratori di tutta la filiera dell'automotive nel nostro paese, perché ripeto, la componentistica è quella che maggiormente sta soffrendo. Chiudo con un appello e riprendo quello che dicevo inizialmente quando ho detto che probabilmente dirò anche alcune cose che non piacciono, che mi attirerà anche, diciamo così, qualche antipatia, ma l'ho detto prima, questi appuntamenti sono importanti nella misura in cui ci si parla in maniera trasparente. Qui è messo a rischio la prospettiva produttiva e occupazionale di uno stabilimento. Dentro quello stabilimento ci sono 2.000 lavoratori. Fuori da quello stabilimento, in altri stabilimenti della componentistica, ci sono altre centinaia di lavoratori. Noi abbiamo bisogno, tutti noi, di una risposta forte, decisa e diversa da quella che abbiamo avuto fino ad oggi da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Guardate, voi ce l'avete sempre detto, giustamente, in questi anni, bando al bando, le divisioni sindacali, le divisioni che avete avuto in questi anni, perché voi avete il dovere, ci avete sempre detto in qualche maniera, di affrontare nel merito i nostri problemi. Verissimo, avete ragione. E oggi le organizzazioni sindacali sono qui unitariamente e non lo sono solo qui a Termoli. Stiamo provando di fare questo tipo di iniziative un po' in tutti i territori, un po' in tutte le aziende di Stellantis.
superando separatezze e divisioni anche molto dolorose, anche molto faticose che si sono prodotte purtroppo in questi anni. E non torno nel merito di quella discussione perché non mi interessa. Noi ci stiamo provando anche in questi giorni, anche in queste ore, a provare a determinare tra di noi un comune denominatore che ci permetta unitariamente di andare avanti, di procedere. Perché se le risposte saranno negative o saranno non risposte, noi avremo bisogno di mettere in campo le iniziative di sciopero, dobbiamo dirlo. Noi avremo bisogno qui e negli altri stabilimenti di mettere in campo le iniziative di sciopero. E allora chiudo dicendo che io conosco, lo dico col massimo rispetto, non essendo un lavoratore di Stellantis, per l'attività che ho fatto, che sto facendo in questi anni, quindi che mi permette in qualche maniera di arrivare a diretto contatto con i lavoratori. Io conosco la sofferenza delle lavoratrici e dei lavoratori di Stellantis, la frustrazione rispetto a una prospettiva che non si vede. Stamattina parlavamo davanti allo stabilimento con tanti lavoratori e la parola che sempre veniva fuori era ormai, non possiamo arrenderci all'ormai, abbiamo la possibilità di invertire questa tendenza, qui a Termoli come in tutti gli altri stabilimenti, quindi io vi chiedo, lo dico e qui chiudo veramente, lo chiedo in maniera molto pacata, ma molto ferma e molto decisa, i lavoratori e le lavoratrici di Stellantis Termoli, come di tutti gli altri stabilimenti, devono cominciare ad indignarsi, perché è il primo elemento che ci permette di dire a questa situazione noi non ci arrendiamo. Questo ci permetterà in qualche maniera insieme di progredire e di andare avanti, perché noi qui, le organizzazioni sindacali, potremmo avere anche tutte le ragioni del nostro, di questo mondo, e non le abbiamo, e molte volte sbagliamo, e sbagliamo tanto. Ma anche nel caso in cui avessimo tutte le ragioni di questo mondo, noi da soli non risolviamo nulla. Noi abbiamo bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi, andando in stabilimento fin dai prossimi giorni, bisogna dire coi colleghi, con la collega, basta questa frustrazione, basta questa passività, dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo indignarci e insieme alle organizzazioni sindacali mettere in campo gli scioperi, perché io penso, noi siamo convinti del fatto che c'è ancora la possibilità di dare una prospettiva ai lavoratori di Termoli e a tutta l'industria automobilistica nel nostro paese. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, sono Stefano Boschini della FIM CISL e vi ringrazio della presenza perché è una presenza importante in questa piazza. Allora, noi abbiamo voluto fare questa iniziativa perché riteniamo ovviamente indispensabile parlare a tutti i lavoratori, ma per l'importanza dello stabilimento noi abbiamo sentito il bisogno di parlare a tutta la comunità. Per questo abbiamo scelto questo luogo, perché riteniamo opportuno che tutti siano informati su quello che sta succedendo e su quelle che saranno le iniziative da qua in avanti. Allora io credo che sia utile ricordare come è iniziata questa vicenda. Noi avevamo accolto molto positivamente il progetto di costruire una Gigafactory qui e l'abbiamo accolto positivamente per le ragioni che dicevo prima, perché la nostra preoccupazione è in primis l'occupazione e in seconda istanza, ma altrettanto importante, quelle che sono le prospettive industriali del territorio, perché non dobbiamo occuparci solo del presente ma anche di quelle che sono le prospettive, significa del lavoro, delle opportunità di lavoro per quello che è il territorio e per le future generazioni. Di fronte a quel progetto lì tutte le organizzazioni sindacali hanno intrapreso una trattativa che è durata parecchi mesi e che è stata molto difficile, volta a garantire a tutti i lavoratori il trasferimento nel nuovo stabilimento, nella nuova Gigafactory, per fare le batterie. Non era scontata la cosa e abbiamo trovato diversi ostacoli. È giusto ricordare che mentre eravamo vicini a trovare un accordo che salvaguardasse tutta l'occupazione e che desse tutti i diritti, diciamo così, acquisiti
ai lavoratori. A giugno di quest'anno siamo stati convocati al Ministero e ACC assieme a Stellantis ci ha comunicato nella sostanza, anche se hanno utilizzato parole diverse, che il progetto veniva sospeso. Questa è una cosa inaccettabile per le ragioni che dicevo prima, per tutto il lavoro che era stato fatto e perché non è possibile in un clima di incertezza generale costruire ulteriore incertezza, perché questo crea sfiducia e sicuramente non è favorevole alle prospettive industriali. ACC ci ha comunicato in quell'occasione che fino a dicembre non sarebbe stata in grado di spiegarci qual era l'eventuale nuovo progetto, che significa che avremmo dovuto restare in sospensione per mesi. A fronte di questo noi abbiamo detto che era inaccettabile quella situazione e abbiamo chiesto una convocazione urgente, una convocazione rapida, e con l'aiuto del Ministero abbiamo ottenuto appunto la convocazione per l'incontro che si terrà la settimana prossima. Nell'incontro della settimana prossima noi vogliamo delle risposte. La prima: non possiamo aspettare fino a dicembre per capire qual è l'intenzione di Stellantis e di ACC, perché è un periodo troppo lungo. La seconda: che ci spieghino qual è il nuovo progetto. La terza: che il nuovo progetto deve garantire l'occupazione a tutti. Queste sono le cose che noi andiamo a chiedere e ci aspettiamo delle risposte su queste cose la settimana prossima. Anche perché, come dire, alcuni impegni che erano stati appresi in quel momento, a giugno, quando ci è stata data questa comunicazione, non sono stati rispettati. Noi abbiamo chiesto comunque garanzie di lavoro per tutti anche durante questo periodo. E a fronte di questa richiesta Stellantis ci aveva garantito, ci ha spiegato che il rallentamento nel progetto della Gigafactory, quindi delle batterie, sarebbe stato compensato, diciamo così, dalla garanzia del lavoro sui motori per un periodo più lungo. Ce l'hanno spiegato a giugno, oggi stiamo parlando di cassa integrazione, quindi quel periodo di sospensione non garantisce nemmeno il lavoro per tutti i lavoratori, cosa che era stata fatta non più tardi di 2 mesi fa. E questo riteniamo sia una cosa, come dire, che assolutamente va risolta, e va risolta con le risposte che noi ci aspettiamo martedì. Per cui noi martedì speriamo di uscire con un nuovo progetto. Ovviamente a fronte di questo convocheremo le assemblee per tutti i lavoratori. Qualora invece, come diceva il mio collega, le risposte dovessero essere negative, noi diciamo questo: le organizzazioni sindacali sulla questione di Termoli, di ACC, hanno tenuto un atteggiamento estremamente responsabile e lo hanno tenuto perché conosciamo molto bene quelle che sono le difficoltà del settore dell'automotive, e conosciamo bene perché è un settore, come dire, caratterizzato in questi anni da estrema incertezza. Quindi, come dire, non è che andiamo all'avventura. Abbiamo cercato di gestirla con responsabilità, con la volontà di trovare soluzioni contrattuali, però oggi siamo a una svolta. Quindi, se le risposte non dovessero essere positive, io concordo sul fatto che ci dovranno essere delle iniziative di protesta forti, lo sciopero, tutto quello che serve perché quel progetto deve essere realizzato. E guardate, io vi dicevo dell'importanza per i lavoratori e per il territorio. Quel progetto lì è importante per tutto il settore dell'automotive nel nostro paese. Piaccia o no, purtroppo, per fortuna, il futuro, se non sarà il 2035, sarà un po' dopo, ma siamo sicuri che andrà in quella direzione, non vedrà più la produzione di motori termici, il che vuol dire che non ci sarebbe una prospettiva non solo per Termoli, non solo per il territorio, ma per tutta la produzione di automobili in questo paese. Questo è il problema. Noi non abbiamo la prospettiva di una Gigafactory in qualche altro territorio nazionale. L'unica prospettiva che abbiamo è qua, ci abbiamo lavorato, e la propulsione elettrica rappresenta, piaccia o no, quella che è la prospettiva futura dell'industria automobilistica del nostro paese. E lo ricordo, nel nostro paese l'automobile è l'industria delle industrie.
industria dell'automobile dà lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori, che non sono solo i dipendenti di Stellantis, sono i dipendenti dell'indotto. Il fatto di perdere o il rischio di perdere questo stabilimento significa depotenziare quella che è l'industria del nostro paese, e questo noi non vogliamo farlo. E la lotta sindacale che noi stiamo facendo con le trattative e con tutti gli strumenti che noi avremo a disposizione non è una lotta solo per i lavoratori di Termoli, certo inizia da lì, ma lo ripeto, è una lotta per la prospettiva industriale di tutto il nostro paese. E su questo chiedo alla cittadinanza, ma noi la stiamo registrando oggi, la massima solidarietà con i lavoratori dello stabilimento. Grazie. Quello che sta accadendo a Termoli è l'esempio perfetto, del caos in cui la politica, a iniziare da quella europea, ha precipitato l'intero settore dell'auto in Europa. È stato deciso di passare all'elettrico senza che né i lavoratori, né i consumatori, né le case automobilistiche europee ricevessero il sostegno necessario ad essere competitivi nelle nuove tecnologie. Ed è così che oggi abbiamo scoperto che di auto elettriche i consumatori ne comprano poche, e quelle poche le comprano soprattutto cinesi, perché la politica europea ha saputo esclusivamente imporre divieti e multe senza saper aiutare l'industria e i lavoratori a fare il percorso necessario. Qualche tempo fa abbiamo commissionato con Confindustria uno studio, e in quello studio abbiamo avuto modo di apprendere come la Cina è arrivata all'elettrico, perché la Cina è molto più avanti di noi sull'elettrico, senza aver dovuto fare alcun divieto tipo quello europeo. Ebbene, il loro modo di procedere si poteva riassumere in un detto cinese che elevavano a slogan: tastare il greto del fiume, per compiere passo dopo passo tutto ciò che serve a produrre e a utilizzare veicoli elettrici. In Europa abbiamo fatto il contrario. Prima abbiamo obbligato le imprese a passare all'elettrico, e poi abbiamo scoperto che non avevamo né la tecnologia né le catene di fornitura per poter produrre in maniera competitiva l'elettrico. Ebbene, io dico, la politica ha prodotto questo disastro, e ora la politica deve aiutare lavoratori ed aziende a superare la transizione, e non possono lavarsi le mani dicendo semplicemente: sottrarremo i fondi a Stellantis. Se ci mancherebbe, se non si fa più il progetto è ovvio che i fondi verrebbero dirottati altrove. È un'ovvietà, non c'è nessuna ritorsione, è un modo per uscirsene puliti con la pubblica opinione, ma noi non glielo consentiremo, perché il governo ha il dovere di uscire da una polemica, le cui uniche vittime sono i lavoratori, e di tenere i fondi per la città di Termoli, per i lavoratori di Termoli, per la creazione di una grande fabbrica a Termoli. Quei fondi non si toccano. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare al governo e all'istituzione, e siamo convinti che la regione vorrà schierarsi con noi, perché quei fondi non possono essere dirottati a nessun altro se non a chi darà lavoro ai 2.000 lavoratori di Termoli. C'è una condizione precisa: noi ci siamo battuti per quello stanziamento come nessun altro. C'era ancora Fiat quando si cominciava a parlare di questo, era in corso la fusione. Ebbene, noi, proprio perché ci siamo battuti, oggi diciamo che non accetteremo che quei soldi vadano a nessun altro che non ci assicuri la piena tutela occupazionale di tutti i lavoratori che oggi sono nella Stellantis di Termoli.
sappiamo che i problemi sono enormi, non ce li dobbiamo nascondere. Voglio ricordare solo i principali. Primo, il divorzio, che il ministro ogni volta minaccia ai tavoli a Stellantis, non è una minaccia per Tavares, è una minaccia per i lavoratori italiani. Se l'Italia divorzia dalla multinazionale, la multinazionale potrà produrre altrove. Siamo noi che perderemo il posto di lavoro. Secondo, la tecnologia di cui dispone Stellantis, mi correggo, la tecnologia di cui disponiamo oggi in Europa per costruire batterie non è all'altezza della tecnologia asiatica. Dobbiamo recuperare il terreno perduto. Terzo, temo proprio che Stellantis incomincia a dare dei segnali che il divorzio è consensuale, che a furia di sentirsi dire dal ministro divorziamo potrebbe accettare. Bene, hanno detto bene i colleghi che mi hanno preceduto, se il 17 questo timore non verrà smentito noi certamente sciopereremo e manifesteremo per chiedere a Stellantis di rimanere in Italia, altro che divorzio, e per chiedere al governo di smetterla con questa polemica sterile tra il centrodestra e Stellantis. A noi dei colori politici non ce ne importa nulla, destra, sinistra, è in ballo l'economia nazionale, e almeno di fronte all'economia nazionale, la politica, soprattutto quella che si dice sovranista, dovrebbe mettere da parte l'interesse di partito, da parte l'interesse di schieramento, da parte anche ogni demagogia, e anteporre l'interesse dell'Italia a quello dei singoli partiti, dei singoli politici, dei singoli gruppi di potere. Noi ci battiamo, sciopereremo, manifesteremo, negozieremo, faremo tutto ciò che un sindacato può fare per scongiurare il divorzio fra l'Italia e Stellantis, per tenere qui i posti di lavoro a qualsiasi costo, essendo impopolari, facendo arrabbiare un sacco di persone, perché sappiate che oggi chi cerca di difendere l'industria e va contro la demagogia del radicalismo ecologico, che poi mi devono dire quanto ecologico è andare a estrarre materie prime, raffinarle, chi oggi si muove controcorrente diventa il bersaglio di tutti, e noi dovremo avere il coraggio anche di diventare un bersaglio, perché alla fine, se non saremo noi a difendere i posti di lavoro, purtroppo in questo paese non lo farà nessun altro a questo posto. Buonasera a tutti, Antonio Sperla, segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Naturalmente, come diceva Gianluca, che mi ha preceduto, oggi è una giornata importante perché abbiamo deciso di non fare l'assemblea dello stabilimento e parlare soltanto con i lavoratori, ma di lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni locali, regionali e nazionali, ma soprattutto a chi ha la responsabilità in questo paese e che è Stellantis, perché lo stabilimento è di proprietà di Stellantis e Stellantis detiene anche il pacchetto maggioritario azionario di ACC. Quando ci è stato presentato il piano industriale da parte di Stellantis, che prevedeva una certa produzione di assegnazione di nuove vetture, sia elettrificate ultimamente con l'aggiunta delle vetture ibride, hybrid, nei vari stabilimenti italiani, nello stabilimento di Termoli è stata assegnata la Gigafactory, che era una delle tre Gigafactory assegnate in Europa, una in Francia, una in Germania e l'altra in Italia a Termoli. Quindi, per quanto riguarda Termoli, non c'è nessun piano B. L'unica assegnazione che è stata fatta per lo stabilimento di Termoli è la Gigafactory. Se non viene costruita la Gigafactory, se non verrà costruita la Gigafactory sullo stabilimento di Termoli, Termoli non avrà più nessuna missione produttiva, perché oggi in progetto, in programma non c'è assolutamente niente. Quindi noi sappiamo bene che dobbiamo costringere gli attori principali, che Stellantis, perché è proprietario dello stabilimento e naturalmente
è l'unico costruttore di automotive in Italia, ma naturalmente anche maggiorazionista di ACC. Dall'altra parte il governo dovrà impegnarsi a destinare quelle risorse, a far modo che quelle risorse vengano mantenute o su questo progetto come un progetto migliorativo, e quindi noi quello che chiederemo il giorno 17 è di avere l'assicurazione che Termoli sarà l'unico stabilimento italiano dove verrà prodotta, dove verrà costruita la Gigafactory, e naturalmente vogliamo capire anche i tempi, perché già come diceva chi mi ha preceduto, se partiamo oggi probabilmente vedremo lo stabilimento in piena produzione 2029, quindi i tempi saranno lunghi, ci sarà bisogno di avere un piano praticamente di ammortizzatore, di sostenzionamento praticamente al reddito, quindi sarà un percorso non semplice, anche perché le tecnologie cambiano, ogni giorno uscirà una nuova tecnologia. Tant'è vero che sembra che rispetto a una batteria prodotta in Europa, tra una batteria che viene prodotta in Cina, c'è il 30% di costo in più di quella che viene prodotta in Europa, ma di quello che verrà prodotta in Cina. Quindi bisogna capire quale tecnologie, quali saranno gli investimenti mirati, quello che dovrà essere allocato sullo stabilimento di Termoli. Noi il 17 abbiamo preso un impegno tra di noi, e penso che lo possiamo dire tranquillamente, il giorno 17 se non avremo risposte probabilmente faremo una manifestazione, ma non uno sciopero di stabilimento, probabilmente metteremo in piedi una manifestazione nazionale per quanto riguarda tutta l'automotive. Dobbiamo dare un segnale importante sia alle istituzioni ma soprattutto a Stellantis. Naturalmente questo può avvenire soltanto con il vostro appoggio, perché come diceva qualcuno che mi ha preceduto, noi possiamo seguire i processi, però senza i lavoratori non andremo da nessuna parte. Io vi ringrazio della partecipazione, grazie a tutti, naturalmente dopo il 17 ci rivedremo di nuovo o in assemblea o in piazza per informarvi, per decidere di tutte quante le iniziative che vorremmo mettere in campo. Grazie. Buonasera a tutti, Sara Rinaudo della Fismich Consal. Condivido ovviamente tutto quello che hanno detto i miei colleghi precedentemente. Noi siamo qui perché tra tutti i lavoratori, il sindacato, si è dimostrato e voi vi siete dimostrati i personaggi più responsabili, gli unici che realmente sapevano che cosa sarebbe successo a seguito di determinate scelte. Noi ci eravamo preparati proprio per questo, per far sì che la Gigafactory fosse qui a Termoli, e che quindi ci fosse un piano B e che ci fosse una punta di diamante per l'innovazione, e questo è quello che noi ci aspettiamo che il 17 ci venga confermato senza ulteriori ritardi. I ritardi possono esserci, ma devono essere discussi prima e non devono essere una sorpresa per i lavoratori che nel frattempo perdono occupazione e perdono commesse. E quindi noi con forza questo lo diciamo qui oggi, e continueremo se il 17 non avremo le risposte che ci aspettiamo. Quello che è ovvio è che è anche uscito fuori da un documento di Draghi è che l'Italia, che l'Europa non è competitiva, non è avanzata tecnologicamente come gli altri paesi e siamo fortemente in ritardo. E purtroppo questo è perché sono state fatte delle scelte senza la parte sociale, e questo sta creando una mattanza nelle nostre aziende. Non ce lo possiamo permettere, non siamo non solo i lavoratori che devono pagare lo scotto di queste scelte, devono essere cambiate, ci vuole responsabilità. E ci vogliono dei percorsi strategici con visione che devono essere fatti con criterio, insieme con i lavoratori e per i lavoratori. Questo ci aspettiamo al 17, altrimenti prenderemo tutte le iniziative che possiamo mettere in campo con grande forza, perché ne va della vita dei lavoratori, ne va della regione e del territorio tutto, perché la Gigafactory serve per Termoli, per Stellantis, ma per l'intero territorio del Molise. Quindi grazie e ci vediamo presto. Salve, buonasera a tutti, io sono Damiano Umberto, segretario nazionale della QCF. Proverò a non ripetere le cose che sono state dette fino adesso, ma mi sento anch'io di sottolineare un aspetto fondamentale e importante. Come era stato già accennato prima, con estrema difficoltà si era portato a compimento un progetto importante per Termoli, quello della Gigafactory. Dopo le ultimissime notizie di giugno scorso, è come aver ricevuto una doccia gelata. Aspettiamo di incontrarci il 17 affinché le risposte di noi tutti abbiamo bisogno ci siano, le dobbiamo pretendere. Noi abbiamo
un ulteriore nemico che ci rema contro, il tempo è sempre più poco. Noi abbiamo bisogno di certezze per far partire in modo definitivo questo progetto e per dare un futuro stabile, sicuro e certo ai lavoratori e alle lavoratrici di Termoli, per il bene dello stabilimento e di tutto il territorio. Grazie a tutti.